Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di scrittura creativa. Oggi proveremo a parlare rapidamente di quanti tipi di storie possono esistere in scrittura creativa. Probabilmente starete pensando che esistono 99.000 tipi diversi di storie, come pensavo io all'inizio. Ecco, no, invece voi vi state sbagliando e anch'io mi ero sbagliato. Esistono solo 3 più 1 tipi di storie. Andiamo con ordine. Abbiamo imparato dalla playlist di introduzione gratuita alla scrittura creativa, link della playlist lo trovate in descrizione, che esistono i plot di azione, i plot di personaggi, i plot di pensieri. Ecco, se scrivete un libro interamente composto da capitoli che contengono solo plot di azione, oppure solo plot di personaggi, oppure solo plot di pensieri, questi sono gli assi dimensionali estremi di un'opera. La quarta classe, il quarto tipo, diciamo, di tipi di racconti o di libri, consiste appunto nel mescolare i plot. Meglio se si usano tutti e tre i tipi di plot, un po' meno meglio se l'autore decide di usarne appena due. Ecco, sicuramente voi vi starete chiedendo, voi direte, ma chi cazzo mai scriverebbe un'opera interamente scritta da plot di azione? Alla The Flood, il link per scaricare gratuitamente il file in PDF in inglese lo trovate in descrizione. Usare solo plot di azione, ve lo dico subito a noi e lettore, perché la vostra opera sarà solo una lunga lista di ho fatto questa cosa, ho fatto quest'altra cosa, oppure, ancorché mettendo flashback, l'intreccio resterà una lunga lista di ho fatto questa cosa, ma prima ho fatto quest'altra cosa e poi dopo ho fatto anche quest'altra cosa. Ecco, senza capire le relazioni di causa ed effetto, senza la gestione dell'infodump, senza emozioni e pensieri ed interazioni con altri personaggi. I videogiochi sono opere interamente composte da plot action, ma un libro non è un videogioco. Quando i libri di gioco hanno provato a competere con i videogame, i libri game sono tutti affondati. Quindi, la dimensione dei plot di azione è importante, ma non potrete pensare di costruire uno scritto interamente fondato sui plot di azione, perché stufereste il lettore in pochissime pagine. Voi direte, ma chi cazzo mai scriverebbe un'opera interamente scritta da plot di personaggi? Ecco, c'è un esempio nel cinema. Cito il cinema perché, ecco, l'unico caso di film, a mio avviso, composto da personaggi che discutono rinchiusi in una stanza. Attori e regia rendono il film molto bello, ossia 12 Angry Men del 1957. In Italia il film è conosciuto come La parola ai giurati. Ecco, ma l'opera televisiva è più la classica eccezione che conferma la regola generale che un'opera, cioè un film, un telefilm, un libro interamente composto, diciamo, da plot di personaggi che stanno in un unico ambiente, che parlano e dove di fatto non succede mai niente, ecco, a parte ragionare, dopo pochi minuti sia di lettura che di fruitura, diciamo, diventa una rottura di coglioni bestiale, perché la gente, se sceglie di vedere un film, un telefilm, o leggere un libro, si aspetta che succeda qualche cosa, altrimenti sceglie di vedere un talk show. Ma un talk show non è un film, un talk show non è un telefilm, un talk show non è un libro. Voi direte, ma chi cazzo mai scriverebbe un'opera interamente scritta da plot di pensieri? Il libro The Martian di Andy Weir è un buon esempio. In larghissima parte il testo è composto da plot di pensieri, frasi brevi che definiscono un flusso di coscienza. Poi l'autore, quando sposta il punto di vista, muta il suo stile,
con un po' di plot di personaggi e di azione, cambiando ovviamente il ritmo dell'intreccio. Un altro esempio di plot di pensieri, di cui ho già trattato, è il racconto di Richard Matheson, Fratello di una macchina. Ecco, sono impossibili da trattare i plot di pensieri nel cinema a meno di non usare voci fuori campo o soliloqui, e quindi i plot di pensieri solitamente nel cinema vengono trasformati in altro. I plot di pensieri invece in un racconto, che per definizione è corto, ma anche un libro, diciamo, possono funzionare, per quanto in un libro occorrerà quindi in un certo modo sempre variare un po' il plot, aggiungendo un po' di plot di personaggi e plot di azione per non addormentare il lettore in un delirio di pensieri. Classico esempio sono i libri diario pieni di flussi di oscenza che poi fanno due palle che non se ne può più. Ok, poi c'è il quarto tipo di storie. Sono il 90% delle storie di libri e racconti, sono mescolamenti di plot di azione, di plot di personaggi, di plot di pensieri, con ovviamente la gestione dell'infodump. L'uomo è onnivoro, allo stesso modo un testo scritto, che sia un racconto o un libro, necessita di una varianza di plot e di gestione anche dell'infodump per rendere la trama normale. Quindi serve una varianza di plot per rendere la trama normale, almeno per le attese di un generico lettore. Proviamo ad ascoltare insieme Sons of Lesser Gods V 2.0 capitolo 3, l'assedio per Surgut. Sons of Lesser Gods capitolo 3, l'assedio di Surgut. Gostowski, questo libro qui giace una parte delle mie memorie. Ricordo piuttosto nitidamente l'inverno del 1950. Non saprei dire il giorno esatto ma allora, perché non me lo ricordo. Mi ricordo però che ero nella taiga intorno a Surgut. Osservavo nascosto tra gli alberi con il mio velino laser l'ambiente circostante, in attesa di movimenti nemici che a mio parere sembravano tardare a palesarsi. All'improvviso, qualcosa nell'aria, qualcosa di piccolo, qualcosa di malefico e silenzioso, qualcosa di maledettamente difficile a vedersi all'occhio nudo, attirò la mia attenzione grazie alla presenza delle sofisticate lenti del mio monocolo. Non avevo tanta voglia di parlare, iniziai però a canticchiare sottovoce "Far off in the distance, somewhere you can see allegiance have formed your destiny, opposition all around," per tenermi sollevato il morale. Avevo capito cosa avevo di fronte. 10 giorni prima, generale in persona dell'11° Fuse Cavalry assegnò la missione chiamandomi per telefono. Figliolo, è un dannato lavoro di merda quello che l'affido. Forse potrebbe anche creparci in questa dannata Siberia. Tenente Gostowski, dovrà sgrugnarsi contro l'incursore Gengis Khan che manovrano da nord verso sud. I gialli cercano di chiudere l'accerchiamento su Omsk e Novosibirsk. La spedisco in ferrovia Surgut con i suoi IPC Bradley ed Amati. In rinforzo le ho dato anche un paio di M113 con pezzi da 120 mm. Dispone anche di un po' di missili antitanchi Javelin, Manpad, mini antitanchi, esplosivo C4 in ampia quantità. Surgut è un fottuto centro abitato, in mezzo al nulla, nel basso piano siberiano. La cittadina è popolata da russi amichevoli, che l'aiuteranno. Surgut è lungo l'ovo, è uno snodo importante perché ha anche l'aeroporto e la linea ferroviaria. Tra 20 giorni ne manderò dei Black Hawk, una compagnia di rinforzo, un po' d'artiglieria da campagna. La promuoverò a capitano se lei sarà sempre vivo. E adesso non ho altro per consolidare Surgut. I suoi ordini, tenente Gostowski, sono semplici. Tenga Surgut ad ogni costo. Figliolo, che Dio la benedica. Di Surgut c'erano solo due militari zarini ad attendere l'arrivo del mio contingente. Erano due Spetsnaz, li riconobbi dalla mimetica. Avevano dei nomi scritti con caratteri cirillici sul lato sinistro dell'uniforme.
Gagarin B. Era il primo dei due militari zarini, non mi rivolse la parola. Dai gradi che indossava doveva essere un tenente. Nemmeno mi salutò militarmente, diede un'occhiata gelida al mio plotone, squadrandolo dalla testa ai piedi. Già il mio plotone, i miei soldati erano tutti giovani, sbarbati e dalla faccia pulita, un po' disorientati, con uno sguardo triste. Silenziosi e disciplinati, si misero rapidamente in riga, restando sul riposo. Beh, si vedeva da un chilometro che i miei effettivi erano tutte reclute, appena sfornate dal centro d'addestramento dell'undicesimo Use Cavalry. Secondo Spetsnaz, era in fondo alla stazione. Raggiunse di buon passo il primo militare, mentre diede una rapida occhiata ai miei blindati ed equipaggiamenti, caricati sopra al mio convoglio ferroviario. Il secondo militare si rivolse al tenente Gagarin, disse rapidamente brevi frasi in russo. Poi Gagarin si voltò verso di me e mi disse: «Che cosa vorreste fare, voi europei, qui in Siberia, con questa manciata di reclute e con qualche vecchio blindato di fabbricazione americana?» «Collaborare con le forze zarine per tenere Surgut», risposi. Poi gli porsi la lista di carico dei miei mezzi ed aggiunsi: «I miei mezzi sono stati rimodernati, non hanno difetti, sono affidabili e perfettamente funzionanti. Abbiamo tantissimo C4 ed anche un manipolo d'ottimi artificieri. Sono dei veri esperti in demolizioni controllate. Inoltre abbiamo tantissimi missili anticarro Javelin ed anche dei vecchi Tau, oltre a un vagone colmo di Manpad Stinger. Non ci sono truppe speciali, i suoi elementi sono reclute, non dureranno un giorno in Siberia, in uno scontro contro i Genghis Khan», disse in un inglese corretto ma dall'accento zarino e con tono secco e lapidario. «I miei fucilieri sono perfettamente addestrati come fanteria di montagna. Noi siamo la crema dell'undicesimo Use Cavalry. Tra 20 giorni arriveranno con elicotteri Black Hawk, una compagnia in rinforzo, avremo anche delle unità d'artiglieria da campagna», risposi con un tono aspro e duro. Lo Spetsnaz mi divise in faccia, un largo sorriso sarcastico si stampò nel suo volto, poi disse: «Tra 4-5 giorni la linea ferroviaria ad ovest di Surgut sarà in mano a Genghis Khan. Non arriveranno mai altri rinforzi per Surgut. Il comprensorio di Surgut sarà sotto assedio». Poi aggiunse: «Voi americani travestiti da soldati europei fareste bene a studiare un modo per filare via prima di rimanere intrappolati in Siberia. Che cosa ci fate qui? Gli USA non sono in guerra». Come militare statunitense era arruolato come tenente nel 7° USA Air Cavalry. Poi ho accettato il trasferimento nell'11° USA Cavalry per le mie origini. «I miei ordini sono chiari, difendere Surgut», risposi mentre cercavo il mio zippo e le mie sigarette dentro al mio giaccone mimetico. Gostowski, un americano arruolato nel Use Cavalry, spedito a Surgut per combattere i gengiscani? Mi chiese incuriosito il tenente Gagarin. «Tenente Gagarin, sappia che io sono ancora un cittadino statunitense di padre polacco e madre italiana. Da 15 giorni ho preso la cittadinanza polacca. Poi ho accettato di essere trasferito nell'11° Use Cavalry», risposi con una punta d'orgoglio mentre estrassi una sigaretta dal pacchetto delle mie Lucky Strike. «Voi americani non avete un piano di ripiegamento?» chiese lo Spetsnaz guardandomi in volto con un'espressione dura e gelida. Io scossi la testa in segno di diniego, poi svogliatamente mi accesi una sigaretta, quindi aggiunsi: «Siamo venuti per restare». Il volto dello Spetsnaz era privo d'espressione, glaciale come un iceberg. Lesse per una seconda volta la mia nota di carico, che mostrava in dettaglio tutto il mio equipaggiamento. Il militare divenne all'improvviso scuro e serio, contrasse la mascella nervosamente, scrutò nuovamente il mio plotone, quindi disse: «Se voi europei siete venuti per restare a Surgut, allora anche tutti i miei Spetsnaz resteranno con voi, qui a Surgut». Finalmente ci scambiamo il saluto militare. Il tenente Ivan Gagarin si qualificò come uno Spetsnaz del secondo raggruppamento dislocato a Ekaterinburg. Aveva al suo seguito 15 Spetsnaz e si era già sgrugnato parecchie volte con i gengiscani. Aveva già perso il 50% del suo plotone,
ossia tutta la metà dei suoi amici. Suo bisnonno era il russo che andò in orbita nel 1960? Chiesi cercando di sdrammatizzare i geliti convenevoli. No, sorrise lievemente il militare. Solo un banale caso d'omonimia, rispose Gagarin. A difesa di Surgut c'era un maggiore dell'armata zarina, se ne stava rintanato in un modesto ed anonimo palazzo, lontano da ogni possibile obiettivo militare. Il palazzo anonimo era distante dall'aeroporto, era lontano dalla stazione ferroviaria, quanto dalla grande centrale elettrica. Tutto il mio plotone fu spedito all'aeroporto di Surgut con il compito di assistere una batteria di missili S-300 e Pantisir che proteggevano tutta la città contro gli attacchi aerei e missilistici Genghis Khan. Maggiore Zarino disse che l'assedio di Surgut a suo parere sarebbe durato pochissimo. Le difese zarine erano scarse, i Genghis Khan erano ben equipaggiati con una perfetta conoscenza tattica e strategica del territorio. Erano da tempo una valanga inarrestabile in Siberia. In estate d'autunno i Genghis Khan avevano finto di essere impantanati in Siberia. In inverno, invece, i Genghis Khan avevano scatenato un'inattesa imponente offensiva verso ovest. Puntavano su Surgut. Tirando le somme, a parere del maggiore Zarino, era giusto che io, come militare dell'Use Cavalry, decidessi in piena autonomia come e dove sarei morto per la difesa di Surgut. Fosse caduta la difesa antiaerea zarina, sarebbe caduta Surgut. Tutti, in un modo o nell'altro, saremmo prima o poi rimasti qui a Surgut. Il maggiore Zarino diede una mappa plastificata, era molto dettagliata, descriveva tutto il mio settore, era un'enorme area a 180 gradi intorno all'aeroporto di Surgut, di cui io avrei dovuto garantirne la difesa. Ricordo che gli dissi che io non avevo forze sufficienti per rispettare il mio compito in rapporto all'area che mi era stata assegnata. Il maggiore mi rise in faccia, disse che tutti a Surgut non avevano forze sufficienti per fare quello che doveva essere fatto, però tutti non si lagnavano e si adattavano con quello che avevano. La situazione a Surgut era disperata, molto peggio di quanto credesse il comando dell'Use Cavalry, che mi aveva spedito qui. Forse era carenza di comunicazioni, oppure gli zarini avevano taciuto parecchie informazioni, temendo che l'Use Cavalry non avrebbe spedito truppe in contesti disperati e perdenti. All'aeroporto conobbi il sergente Elisaveta Ivanov, era stata appena promossa a tenente. Era lei l'ufficiale in comando della batteria antiaerea, che gestiva il comando radar, da cui dipendevano 5 grossi camion sparsi sui lati dell'aeroporto, con grossi missili antiaerei SAM S-300, oltre a numerosi Pantisir per la difesa a breve raggio. Il tenente Gagarin mi accompagnò all'aeroporto con una classica Jeep russa. Venisse parlando lungo il tragitto che sul fronte siberiano i passaggi di carriera nell'esercito zarino erano molto rapidi, perché in guerra l'aspettativa di vita era breve. Non c'erano rinforzi o rimpiazzi spediti da Mosca per tappare le perdite, per cui quasi tutti i reparti militari erano a circa la metà degli effettivi a causa delle perdite. Gagarin disse che era assai improbabile che i Genghis Khan nuclearizzassero Surgut con un attacco nucleare strategico o tattico. Alle truppe Genghis Khan serviva Surgut. Inoltre i Genghis Khan stavano avanzando verso ovest. Non sarebbe stato saggio occupare o transitare in aree contaminate, dato che poi i Genghis Khan avrebbero avuto una valanga interminabile di morti tra le loro truppe. Anche un'esplosione atomica in aria avrebbe in ogni caso prodotto delle tale fallout che avrebbe contaminato la città. Il caso, forse il destino, volle che Elisaveta fosse identica alla mia ex moglie, tranne per il fatto che Elisaveta era più bassa ed aveva i capelli neri, mentre la mia ex moglie era bionda e più alta. Forse è per questo che Elisaveta mi piacque subito appena la vide. Per me fu un colpo di fulmine, per lei non saprei dire. La puttana di mia moglie invece mi aveva lasciato per un altro, perché a causa del mio lavoro lei diceva che io ero sempre fuori di casa. La stronza, con il suo spietato avvocato, riuscì a portarmi via la mia casa e la mia auto. Decisi di andare in Europa per combattere
combattere nella World War III. Accettai il gioco delle cittadinanze europee che erano regalate a tutti gli americani d'origine europea. Era un maledetto trucco burocratico per rimpinguare le fila dei militari europei. Tenente Ivanov, questo è il tenente Gustoft, è un polacco dell'undicesimo Hussar Cavalry. È venuto a Surgut per proteggere la tua batteria di missili S-300 e Panzer dai Gengis Khan, disse laconico il tenente Gagarin quando mi presentò ad Elisabetta. Elisabetta era molto carina nonostante indossasse una mimetica verdastra. Elisabetta se ne stava seduta in alto su una grossa poltrona dentro la cabina di comando del suo grosso camion. Un terzo delle postazioni del camion erano vuote ed il pesante portellone metallico era aperto. Elisabetta mi squadrò da capo ai piedi con i suoi occhi azzurri, poi sorrise ed involontariamente le vidi per la prima volta i suoi due graziosi dentini a coniglietta. Poi Elisabetta esordì ridendo divertita. Il mondo è in fiamme e il tenente Gustovsky è venuto a Surgut per proteggermi? Sì, tenente Ivanov, sono venuto a salvarle la vita, risposi sorridendo. Tenente Gustovsky non aveva proprio altro da fare, mi rispose Elisabetta, che in un attimo mutò la sua espressione in modo cupo e triste, che la resero ancora più bella. È un militare del settimo Hussar Cavalry, disse il tenente Gagarin. Poi, dopo una breve pausa, aggiunse: è venuto a Surgut per restare. Poi mi diede una grossa pacca sulle spalle e si fissò in silenzio. Ah, un americano del settimo Hussar Cavalry, disse Elisabetta, con gli occhi tristi mentre cercava di esibire un falso sorriso forzato. Adesso si spiega il perché della sua stupida decisione. Io sorrisi e le dissi che poteva star tranquilla. Non ero così stupido tanto quanto il generale Custer. Elisabetta mi fece salire sul camion. Osservammo una grossa mappa mentre lei rapidamente mi fece il riassunto della situazione in Surgut. All'aeroporto di Surgut c'erano appena 8 aerei Yak-130 per il supporto aereo tattico, 6 elicotteri Mil-24. Erano tutti mezzi per il supporto aereo tattico oppure per il trasporto truppa. Una volta al giorno all'aeroporto di Surgut atterravano dei trasporti aerei Zarini che coraggiosamente scaricavano qualche tank T-72 Polar Bear e tanto carburante, perché la centrale elettrica di Surgut era già stata attaccata e distrutta dai Gengis Khan con un attacco missilistico massivo per la difesa a breve raggio dei Panzer. Presto i trasporti aerei sarebbero interrotti a causa della manovra d'accerchiamento Gengis Khan che probabilmente era in atto. Le chiesi come faceva a sapere questa informazione. Lei rispose che i velivoli Zarini da trasporto che tornavano a Surgut erano sempre meno di quelli che decollavano da Surgut. La batteria di missili S-300, che era comandata da Elisabetta, proteggeva la città dai missili nucleari, tattici e strategici, quanto dagli attacchi aerei nemici. All'aeroporto c'erano a sostegno della lotta antiaerea vari pezzi d'artiglieria da 105, nonché vari lanciamissili a breve raggio, Pantisi e numerosi Shilka. Con le loro mitragliatrici a tiro rapido a controllo numerico, gli Shilka proteggevano tutte le antenne radar del sistema S-300 contro gli attacchi di droni e missili antiradar nemici provenienti dalla bassissima quota. I sistemi Zarini S-300 erano in parte inefficaci nella bassissima quota a causa del forte jamming elettromagnetico gengiscano, ma i Panzer erano stati rafforzati ed era una difesa molto efficace, tanto quanto gli Shilka, che assicuravano la terza fascia di difesa da un attacco dall'aria. Tuttavia, la media quota quanto l'alta quota erano costantemente spazzati dai segnali radar Zarini S-300. Erano i Zarini che a Surgut ancora dominavano lo spazio aereo, per un intorno di 50 km di raggio. Grandi silos metallici comandati da Elisabetta erano capaci di sterilizzare a 25 km di distanza tutti gli attacchi dall'aria, sia missilistici quanto aerei. Il mio plotone doveva solo garantire un'ampia cintura di sicurezza contro tutti gli attacchi nemici espletati con azioni di terra, attacchi corazzati e o meccanizzati, oppure infiltrazioni di forze speciali.
se il modulo di comando oppure le antenne radar fossero state danneggiate o distrutte, i missili terra-aria S-300 non sarebbero stati capaci di abbattere le minacce nemiche, perché le antenne radar del sistema S-300 illuminavano sia i bersagli nemici quanto pilotavano i missili Zarini contro i target nemici. La postazione radar mobile S-300 era la chiave della difesa tattica e strategica di Surgut, assieme ai sistemi Panther. Allo stesso modo erano anche l'anello debole da difendere, perché la fanteria zarina ed alleata scarseggiava. Chiesi se un missile IRBM a testata nucleare Gengis Khan oppure dei missili da crociera nemici con testata atomica tattica avrebbero potuto distruggere l'aeroporto di Surgut, vaporizzando tutta la difesa aerea integrata in un colpo solo. Elisaveta mi disse che il sistema S-300 avrebbe potuto abbattere tutte le minacce, incluse quelle atomiche, entro un massimo di 25 km di distanza ed un minimo di 5 km. Tutta l'elettronica degli S-300 era schermata da impulsi EMP, quindi solo azioni tattiche di terra avrebbero potuto disabilitare le difese antiaeree ed antimissilistiche. Mi voglio raccontare su come le circostanze mi permisero di conquistare l'amore di Elisaveta per 2 giorni e mezzo dei 10 giorni che rimasi dell'assedio di Surgut. Però vi posso dire che in fondo al mio cuore io ero venuto in Europa per combattere e che avevo poca voglia di vivere. Ma quando giunsi a Surgut, il bel sorriso triste di Elisaveta fu per me come un caldo raggio di sole e il mio cuore gelato. Lei mi ridiede quel folle ottimismo di una storia d'amore che obiettivamente in Siberia 2050 dentro la sede di Surgut non avrebbe mai potuto finire bene. Quel giorno ero nella taiga intorno a Surgut. I miei fucilieri, che erano sopravvissuti a quei 10 giorni di violentissimi scontri, erano sparsi in taiga, nascosti tra la neve e gli alberi. Imbarbariti dal freddo e dalla guerra, non si facevano molte illusioni sul loro destino. Ma erano silenziosi e diligenti, sapevano controllare la loro paura, tanto da apparire determinati. Io con il mio mirino laser osservavo l'ambiente circostante, in attesa di movimenti nemici che sembravano tardare a palesarsi. Avevamo respinto sino a quel giorno tutti gli attacchi gengiscani, anche se c'era stato un pesante costo da pagare. Tutti sapevamo che non avremmo potuto reggere ancora molto a lungo, però continuavamo a combattere perché non c'era altro da fare. All'improvviso, qualcosa nell'aria, qualcosa di piccolo, qualcosa di malefico e silenzioso, qualcosa di maledettamente difficile a vedersi ad occhio nudo, attirò la mia attenzione grazie alla presenza delle sofisticate lenti del mio monocolo. Non avevo molta voglia di parlare questa volta, avevo una bruttissima sensazione che mi diceva che la guerra avrebbe probabilmente stroncato la mia storia con Elisaveta. In realtà l'avevo sempre saputo. La storia tra me e Elisaveta era una cosa che non avrebbe mai potuto durare, però vi confesso che era maledettamente bello illudersi che il nostro amore sarebbe potuto durare per sempre. Iniziai a canticchiare sottovoce "Far off in the distance, somewhere you can see, allegiance have formed, your destiny, opposition all around", per tenermi sollevato il morale. Una densa nuvola di piccoli droni stava volando verso l'aeroporto di Surgut. Appena sopra le cime degli alberi, veloci come proiettili, c'era molto poco che noi potevamo fare contro quei maledetti piccoli oggetti. Erano troppo piccoli, erano troppo veloci per essere abbattuti con fucili e mitragliatrici. C'era solo da sperare che gli Shirka Zarini avessero potuto bloccarne la minaccia. Dopo vari minuti Elisaveta mi contattò per radio. Lo sciame di mini droni Gengis Khan aveva permeato le difese degli Shirka. Le antenne dei sistemi radar S-300 erano state danneggiate. La difesa aerea di Surgut era stata disabilitata. Si profilava in arrivo un pesante attacco aereo missilistico. Già 2 degli 8 aerei IAC-130 più il supporto aereo tattico alle nostre forze di terra erano stati abbattuti. Quello che mi rimaneva del mio plotone era in posizione troppo avanzata ed era disperso nella taiga. Gli ordini del comando di Surgut, della mia unità, erano di ritirarsi e raggrupparsi tra gli alberi a sud nei pressi dell'aeroporto. Stavo rientrando di corsa con quello che rimaneva del mio plotone, ridotto ad un terzo dei suoi effettivi.
quando il tenente Gagarin mi contattò per radio. Una serie di missili da crociera Gengis Khan aveva colpito in pieno l'aeroporto di Surgut. Tutto quanto era stato ridotto in cenere. Avevo udito le esplosioni, ma in fondo al cuore speravo stupidamente che l'attacco avesse colpito la stazione ferroviaria oppure il grosso ponte di Surgut. Sentii un vuoto allo stomaco, mi sentii mancare le gambe quando la vidi. Elisabetta era riversa per terra, era fumante e mezza bruciata. Mi mancava una gamba ed un braccio. C'erano molte schegge che avevano tappezzato di grosse macchie scure la sua schiena, che trasudava sangue nero. Pensavo fosse già morta, ma invece era ancora viva. L'infermiere del mio plotone le diede una rapidissima occhiata, poi le fece un'iniezione di morfina. La mia Elisabetta tossiva e sputava sangue come una fontana, era mezzo volto ustionato, non c'era niente che io potessi fare per evitarle la morte. L'infermiere mi guardò negli occhi, sapeva che Elisabetta ci stava guardando. L'infermiere disse ad alta voce: «Tenente Ivanov, non è poi così grave come sembra». Poi si voltò, corse a cercare altri feriti che erano sparsi per la fumante e devastata pista dell'aeroporto di Surgut. Molti blindati Shilka bruciavano come delle torce, rilasciando del denso fumo nero. C'erano cadaveri o resti umani, un po' ovunque si volgeva lo sguardo. Se l'inferno esisteva, una filiale dell'inferno aveva aperto le proprie porte all'aeroporto di Surgut. Elisabetta mi guardava con i suoi grandi occhi azzurri, che sembravano sperduti, come quelli di una bambina al primo giorno di scuola. Ero inginocchiato e la stringevo tra le mie braccia, cercando di non piangere. Ritenevo l'unica mano che ancora aveva, era debole e si stava spengendo la mia Elisabetta. Sapevo che probabilmente avevo poco tempo, non avrei potuto dirle tutte le cose che avrei voluto dirle. Baciai Elisabetta, poi le sussurrai: «Amore, l'infermiere ha detto che non sei molto grave». Elisabetta storse leggermente la bocca, poi con un sussurro flebile mi disse: «James, ho deciso che mi voglio innamorare di te. Ti giuro che io, quando sono venuto a Surgut per combattere, non ho mai pensato di incontrare una persona come te», le dissi. Elisabetta accennò un sorriso, raggranellò quel poco di energia che ancora aveva, mi strinse forte la mano, poi con un filo di voce disse: «Non ho mai immaginato di perdere una persona come te». Poi gli occhi di Elisabetta divennero vuoti ed immobili, il volto della mia Elisabetta si trasformò in una fredda bambola di pezza. La mia Elisabetta se n'era andata e l'avevano ammazzata Gengis Khan. E il sangue nelle vene iniziò a ribollirmi come un vulcano che stava per esplodere. «Tenente Gastowski, in quanti siete ancora nel suo plotone?» Era la voce tonante del tenente Gagarin, che udì a malapena, mentre io vidi inginocchiato in terra a 10 metri da me, aggrappato al suo fucile d'assalto. Il tenente Gagarin era poco distante da un Panzer ancora in fiamme. Io non gli risposi, non avevo voglia di parlare, una bomba d'adrenalina si stava trasformando in una furia cieca e distruttiva che mi stava ottenebrando la mente. L'unica cosa che volevo era ammazzare quanti più gengiscani possibile. Ma alzai l'istinto, raccolsi da un cadavere di un militare zarino un RPG-7 e mi caricai in spalla 3 grosse testate EAT per RPG-7. «Maledizione, tenente Gastowski, in quanti siete rimasti nel suo plotone?» urlò il tenente Gagarin, mentre era ancora inginocchiato su una gamba, poco distante dal camion in fiamme e con lo sguardo osservava i bordi della foresta. «Circa in 11, incluso io», risposi mentre tornai indietro verso il cadavere di Elisabetta, poi le strappai la dog tag dal collo. «Surgut è andata, tenente Gastowski, mi segua con i suoi 10 fucilieri, noi abbiamo una possibilità di fuga dalla sacca di Surgut», disse il tenente Gagarin con voce imperiosa. «Oggi voglio ammazzare Gengis Khan», risposi mentre innestai una testata EAT nel lanciatore RPG-7. «Una brigata di carri armati, un battaglione di fanteria ed elicotteri da battaglia stanno dilagando per Surgut. Presto, raggiungeranno l'aeroporto per rastrellare le rovine e le strutture. Surgut è caduta. Però a nord-ovest, se ci spieghiamo, ci sono 2 sottomarini tascabili zarini che possono trasportare non più di 30 persone.
Avete combattuto bene a Surgut voi europei, adesso è il momento di ripiegarvi. Tenente Kastowski, non si faccia trasportare dall'ira. Pensa ai suoi 10 fucilieri, tenente Kastowski potrà vendicare la morte del tenente Ivanov un'altra volta. La guerra è lunga, adesso chiami la Dunata, abbiamo poco tempo per filare via, disse il tenente Gagarin con un tono di voce calmo ed accondiscendente. Forse fu la voce calma ed accondiscendente del tenente Gagarin, forse il pensiero dei miei soldati, forse l'addestramento e l'esperienza che avevo avuto, riuscirono a sedare l'ira della mia mente. Chiamai la Dunata, poi seguimmo i 4 Spetsnaz che ci guidarono verso il fiume Ob ghiacciato, dove un piccolo sottomarino tascabile ci stava aspettando. Ma questa è un'altra storia.